2.000 persone hanno affollato l'Auditorium Giovanni Agnelli di Torino per assistere al concerto di Luca Barbarossa, che si è esibito in occasione della Giornata della Memoria insieme alla Social Band. Forse bisognerebbe creare dei parchi dove si ricostruisce la storia com'era e dove i ragazzi si rendano conto di cosa non si poteva fare, di cosa non si poteva dire e di come un compagno di banco poteva essere deportato ad Auschwitz. L'evento, organizzato dal Polo del Novecento in collaborazione con il Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte e la città di Torino, ha permesso di ripercorrere i più grandi successi dell'artista romano e i nuovi brani contenuti nel suo ultimo album La verità sull'amore, ma è stato anche un momento per ritrovarsi in una giornata fondamentale come quella della memoria. Lo spettacolo si è aperto con l'omaggio del pubblico a Bruno Segre, partigiano e testimone della Resistenza, a cui è stato dedicato un minuto di silenzio. Bruno Segre è stato un grande testimone della storia del Novecento, non soltanto per il suo impegno civile e politico che non ha mai abbandonato fino all'ultimo, ma anche perché in quegli anni terribili lui fu ebreo, fu partigiano, fu imprigionato al carcere delle Nuove ed è testimonianza con la sua vita stessa di quanto anche il regime fascista in Italia abbia collaborato attivamente alla persecuzione, alla deportazione, all'oppressione della popolazione ebraica. Tra le tante canzoni in scaletta, Barbarossa ha proposto il brano Sette Candele, ispirato proprio alle vicende dell'Olocausto. E poi Via Margutta, legata ai bombardamenti, Bartali di Paolo Conte, che salvò oltre 800 persone trasportando documenti falsi nel tubo della sua bicicletta. Almeno qui nel nostro paese, insomma, si vive in un clima di pace. È una pace apparente perché nel mondo sta succedendo di tutto, ci sono vari fuochi bellici, insomma, in varie parti del mondo, compreso Israele, compresa la striscia di Gaza. E questo fa assolutamente rabbrividire, anche in questo senso la storia, non è la storia che ci ha tradito, sono gli uomini che continuiamo a non imparare dalla storia. E il coraggio non basta, se non posso abbracciarti, e la notte.